Benissimo. Ok, Buon lavoro. grazie a tutti, grazie mille. Dunque, sono le 14:29, possiamo iniziare. Buongiorno a tutti e a tutte. Sono Valerio Torreggiani, Università di Lisbona, ed è per me un grande piacere darvi il benvenuto a questo panel intitolato Capitalismo e regime, classi sociali, elite tecnocratiche e gruppi di interesse nell'Italia fascista. Il panel è coordinato dal sottoscritto e da Giacomo Gabbuti, Università di Oxford e Istituto di Studi Storici di Napoli. Ora, come avete già sentito, appunto, il tempo a nostra disposizione oggi è davvero poco, dunque questa mia introduzione sarà, per forza di cose, estremamente telegrafica. Quel che mi preme però specificare è, sottolineare brevemente l'obiettivo complessivo di questo panel, diciamo la nostra proposta di fondo, che è, a mio avviso, almeno duplice. Da un lato abbiamo infatti provato a superare la separazione che nelle ultime decadi si è fatta sempre più ampia, sempre più netta, tra storia politica da un lato e storia economica dall'altro. Siamo infatti convinti come gruppo che queste due discipline non debbano in realtà operare in maniera autonoma l'una dall'altra, ma possano e debbano invece costruire un dialogo che sarà secondo noi proficuo per entrambe le discipline. Dall'altro lato, e di conseguenza anche, abbiamo dunque provato a leggere, anzi a rileggere, l'epoca fascista alla luce delle relazioni tra politica e trasformazioni economiche, studiando queste relazioni in termini di rapporti di forza tra gruppi di interesse e mondo politico. Dunque, quel che abbiamo tentato di fare è stato ricostruire da questo particolare angolo visuale quelle che Felice Guarneri ha felicemente definito le battaglie economiche tra le due guerre. Più precisamente, gli interventi che ascolterete a breve affronteranno quelle battaglie economiche che si combatterono in relazione alle politiche fiscali, alla regolamentazione bancaria, alle politiche industriali, al ruolo della Banca d'Italia e alle questioni salariali. Ora, prima di iniziare, permettetemi di spendere due rapidissime parole di ringraziamenti. Il primo va certamente alla professoressa Rosanna Scatamacca, che ha gentilmente accettato di fare da discussant al nostro panel. Siamo molto felici di averla qui con noi. E il secondo ringraziamento va ai miei diciamo, compagni di avventure, ai panelisti di questo incontro. Ci tengo infatti a sottolineare che, sebbene io e Giacomo figuriamo come coordinatori e organizzatori di questo panel, gran parte del lavoro è stato davvero di carattere collegiale, diciamo, ognuno ha portato le proprie idee, le proprie proposte, i propri percorsi di ricerca, dando vita a un vero gruppo di lavoro, diciamo, un vero laboratorio storiografico. Dunque, ciò detto, direi che possiamo immediatamente iniziare. E seguiremo l'ordine del programma e quindi do immediatamente la parola a Marianna Astore e Mario Perugini che presenteranno un intervento dal titolo La Banca d'Italia e la politica industriale 1922-1926. A voi la parola. Sì, buongiorno, grazie mille Valerio. Allora, buongiorno. Buongiorno. Proviamo a rimanere nei 10 minuti. Abbiamo preparato una breve presentazione, presenterò io a nome di tutti e due, di me e Marianna, poi ovviamente Marianna mi correggerà nel caso in qualche passaggio sia meno che preciso. Comunque, diciamo, per ogni approfondimento relativo alla nostra relazione, invito, se possibile, a guardare il testo. Oggi cercherò di enucleare più che altro dei punti, secondo me, rilevanti all'interno della riflessione più generale, rappresentata da questo panel. Allora, il tema della nostra relazione è la Banca d'Italia e la politica industriale in Italia in un lasso temporale relativamente ristretto, rappresentato dal periodo 1922-1926. Vedete la presentazione? Sì. Ok. Quindi essenzialmente questo periodo corrisponde al lasso temporale di vita di una delle istituzioni più interessanti dell'economia italiana negli anni 20, la
cosiddetta sezione autonoma del consorzio di sovvenzione su valori industriali. Il consorzio era nato alla fine del 1914 nell'ambito della, come dire, della svolta statalista dell'economia italiana che si accingeva a entrare nel primo conflitto mondiale. Quindi il consorzio era nato essenzialmente come strumento attraverso cui la Banca d'Italia, fornendo un canale di finanziamento e di immissione di liquidità nel sistema economico italiano, cercava di impedire una crisi borsistica derivante dall'eccesso di vendite in borsa di titoli azionari di imprese industriali da parte di banche che necessitavano di liquidità. Questo strumento sopravvive, il consorzio, alla fine della guerra e sarà protagonista nell'arco degli anni 20 e 30, diciamo, sarà lo strumento principale attraverso cui la Banca d'Italia, l'istituto di emissione, influirà, interverrà nell'economia reale italiana. Quindi, diciamo, la relazione di oggi vuole offrire un pezzettino, uno scorcio di un progetto più ampio che appunto fa riferimento a ruolo più generale svolto dalla Banca d'Italia nel favorire il processo di industrializzazione del nostro paese. È un progetto ampio che appunto vorrebbe cogliere anche una specificità del caso italiano, ossia questo paese semiperiferico ancora nel momento in cui stiamo parlando, quindi un paese ancora relativamente povero di capitali, che deve ancora completare in questo periodo, negli anni fra le due guerre, compiutamente il suo processo di industrializzazione, deve completare la sua matrice industriale, e si trova però a farlo in un momento di estrema debolezza della sua struttura finanziaria, soprattutto un momento in cui entra progressivamente in crisi il modello della banca mista all'italiana e ancora non si è compiutamente realizzato quell'architettura istituzionale che poi vedrà dopo il 1936 un sistema del credito industriale fortemente imperniato sul ruolo diretto dello Stato nel circuito finanziario italiano. Quindi oggi ci concentriamo nell'ambito di questo più ampio movimento, di questo più ampio processo di intervento dell'Istituto della Banca, dell'Istituto di Missione in Italia, su questo passaggio appunto della sezione autonoma. Cos'è la sezione autonoma? Come sicuramente ricorderete, si è bloccata la condivisione dello schermo. Ecco. Diciamo, la sezione autonoma nasce in un momento, nell'ennesimo momento, se mi permettete questa espressione, di crisi finanziaria del nostro paese. Dopo la guerra, nel processo di, appunto, di riconversione post-bellico, c'è un nuovo momento di crisi bancaria, quindi prima la Banca Italiana di Sconto, poi il Banco di Roma entrano sostanzialmente in crisi. Si rende necessario un pesantissimo intervento diretto della Banca d'Italia in termini di creazione di nuova circolazione monetaria che serve appunto per rilevare gli attivi delle due banche, quindi impedire a cascata il fallimento dei clienti industriali delle due banche. Questo, la dimensione di questo intervento, che avviene attraverso la creazione nel 22 della sezione autonoma del consorzio di sovvenzione su valori industriali, è testimoniata dalle cifre abbastanza rilevanti che emergono in termini di percentuale sulla circolazione. Nel 1923 si arriva a toccare circa il 20% dell'intera circolazione monetaria italiana rappresentata dalle operazioni straordinarie della sezione autonoma del consorzio. Diciamo, il confronto non è particolarmente preciso, ma per darvi un'idea, andando a guardare la circolazione monetaria oggi in Italia, mi riferisco a M1 come aggregato monetario, parliamo di qualcosa come 300 miliardi di euro a vedere la circolazione odierna. Quindi cifre ingenti, cifre che rappresentano uno dei momenti, no, di quella fase inflazionista che è stata
come dire, un momento rilevante dell'economia del primo dopoguerra in Italia. Ecco, noi perché interessa in modo particolare a me e a Marianna l'esperienza del consorzio del CSVI e della sezione autonoma? Perché ci permette di andare a ricostruire diciamo una parte poco nota di una storia invece ben presente nella storiografia italiana, la formazione del cosiddetto modello Beneduce. Come saprete, con modello Beneduce si fa riferimento appunto a quell'architettura istituzionale che viene a emergere nel corso degli anni 20 e 30, prima con la creazione degli istituti di credito speciale, poi con la nascita dell'IRI, la legge bancaria del 1936, una nuova organizzazione regolamentare del sistema finanziario italiano basato appunto su una serie di istituti di credito pubblici e su un mercato obbligazionario garantito dallo Stato come principali fonti di credito industriale per le imprese italiane. Questa è una storia molto nota, meno nota però è il ruolo che ha svolto la Banca d'Italia in questo processo. Quindi nella nostra ricerca ci stiamo concentrando appunto nel ricostruire sia dal punto di vista dei dibattiti interni, delle reti di relazioni fra i vertici della banca e il resto del capitalismo italiano, il regime, sia dal punto di vista proprio operativo delle istituzioni che progressivamente vengono create per gestire questo processo, l'idea appunto che il ruolo della Banca d'Italia sia stato fondamentale nel gestire questo processo di transizione da un modello basato sulla banca mista, storicamente creatore di instabilità per il capitalismo italiano, verso invece quello che sarà il modello di credito basato sulle banche di interesse nazionale, sul ruolo dell'IRI, un modello che, appunto il modello Beneduce, che poi, come dire, contraddistinguerà l'economia italiana dagli anni 30 fino agli anni 80. E quindi il tema è proprio questo, cioè come la Banca d'Italia contribuisce a questo processo. C'è una relazione diretta che emerge molto bene dalle carte, in realtà già nota, ma che ancora si scopre piena di dettagli interessanti, anche di nuovi spunti di riflessione, appunto la relazione diretta fra Stringer, il governatore della Banca d'Italia, e Beneduce, soprattutto come dire, la continua dialettica relativa a come costruire questo nuovo modello, un modello che per esempio nel periodo in cui stiamo parlando sembrava poter essere basato proprio sulla trasformazione del consorzio di sovvenzioni su valori industriali in un vero e proprio istituto di credito immobiliare, quello che nell'idea diventerà poi l'IMI, ma solo successivamente. Ed è molto interessante, vado veloce, rubo ancora un paio di minuti perché il tempo già si sta esaurendo. Sicuramente il tema della sezione autonoma, invece, mentre il consorzio di sovvenzione è un qualcosa che ci accompagna durante tutto questo periodo, è uno degli oggetti principali della nostra ricerca, proprio perché è uno strumento che nella sua flessibilità e il modo attraverso cui la Banca d'Italia finanzia le imprese nella fase inflazionistica della prima metà degli anni 20, ed è uno strumento, un'istituzione che arriverà a rappresentare anche un canale di intervento fondamentale durante l'autarchia. Quindi durante l'autarchia sarà appunto attraverso il consorzio che la Banca d'Italia contribuirà al finanziamento dei piani autarchici. La sezione autonoma ha una vita molto più breve, dicevamo 4 anni, ma è una lente attraverso cui si può vedere quella serie di contraddizioni attraverso cui è nato, diciamo, il modello economico italiano che, come dire, porterà poi al miracolo economico. Ed è un modello economico che nasce non da un disegno razionale a tavolino, ma un modello che nasce appunto dalla risoluzione momentanea e continua di contrasti, di contraddizioni, e probabilmente la contraddizione maggiore è quella rappresentata dai due vincoli che la sezione autonoma deve affrontare nell'arco della sua breve vita. Un vincolo interno, quindi la sezione autonoma, nel nostro paper c'è una sezione su questo, proprio sul continuo attacco che in questi anni la sezione autonoma subirà
da parte degli economisti liberisti italiani, e dall'altro un vincolo esterno, cioè la necessità per l'Italia di rientrare all'interno della cornice internazionale rappresentata dal ritorno all'oro alla metà degli anni 20, e quindi anche qui la necessità di risolvere il problema della sezione autonoma, in cui era finito dentro tutto il boccone amaro e abbastanza pesante dei salvataggi bancari, risolvere in qualche modo questo sviluppo di interventi fatti all'inizio degli anni 20, per appunto permettere un rientro dell'Italia nel sistema del gold exchange standard creato alla metà degli anni 20. Tutto questo porta poi a una risoluzione nel 1926, la trasformazione della sezione autonoma in istituto di liquidazione. Anche qui il frutto, proprio in senso hegeliano, di una contraddizione purissima. L'istituto di liquidazione è qualcosa che nasce in un momento di debolezza della Banca d'Italia, perché non sto qui ma a ricordare, ma fra la fine degli anni del 24, inizio del 25, Stringer viene fatto oggetto di attacchi virulenti per la crisi valutaria della lira, quindi c'è una fortissima pressione per una svolta deflazionista. In realtà però questa svolta deflazionista che porta alla nascita dell'istituto di liquidazione, quindi a un, se volete, a un'uscita dal perimetro di controllo diretto della sezione autonoma, fuori dal perimetro diretto di controllo della Banca d'Italia, in realtà si trasforma in un altro passaggio importante verso la nascita del modello Beneduce negli anni 30, proprio perché è il primo momento in cui c'è un esplicito riconoscimento per legge del ruolo dello Stato in tema di salvataggio, un ruolo del Ministro delle Finanze in termini decisionali all'interno della gestione delle operazioni dell'Istituto, e quindi qualcosa che nasce come tentativo di chiudere la crisi finanziaria degli anni 20, in realtà si trasforma in un altro passo, in senso deflazionistico, in senso liberista, si trasforma in un passaggio verso la creazione di un nuovo modello di credito gestito dallo Stato. E il fatto che l'istituto di liquidazione sia stato una grande contraddizione, termino, è mostrato anche da alcune cifre relative al bilancio. Non mi spingerei a usare parole come dire macchiage contabile, ma a tutti gli effetti, in termini pratici, quello che anche all'estero venne presentato come un'operazione che chiudeva definitivamente la fase inflazionistica dell'economia italiana, in realtà si trasformerà nei bilanci della Banca d'Italia in una partita di giro. In questa tabella vedete due colonne, a sinistra tratto dal libro della Marina Comei sulla storia dell'istituto di liquidazioni, le cifre del bilancio ufficiale pubblicate dalla Banca d'Italia, che casualmente dal 27 in poi vengono riportate al netto delle riserve straordinarie accantonate per gestire queste operazioni. A tutti gli effetti, però, se si va a vedere il bilancio originale della banca, quello che emerge è il fatto che, diciamo, gli incagli bancari derivanti dalla risoluzione delle crisi bancarie di inizio anni 20 non scompariranno assolutamente fino alla fine degli anni 20, anzi, quando la nuova fase di crisi dal 31 in poi porterà un ulteriore aumento, quindi si andrà sempre più verso la definitiva soluzione statale della creazione di un nuovo modello di intermediazione finanziaria in Italia. Diciamo, la nostra provocazione all'interno di questa relazione è: forse bisogna cominciare a immaginare la banca centrale come un ulteriore fattore sostitutivo riascencroniano all'interno del processo di industrializzazione italiana. Quindi un attore fondamentale, non solo in termini di politica monetaria, ma anche un attore fondamentale che ha facilitato, permesso, difeso quel processo di accumulazione del capitale che ha rappresentato una parte importante del processo di industrializzazione del nostro paese fino alla Seconda Guerra Mondiale. Scusate per il tempo che ho rubato. Benissimo, grazie mille Mario. Andiamo ora avanti immediatamente con il secondo relatore del nostro programma, Giacomo Gabuti, che presenterà un intervento dal titolo Il fascismo liberista e la quasi abolizione dell'imposta di successione del 1923. Giacomo, a te la parola.
Eccoci, buon pomeriggio a tutti. Dovreste vedere il mio schermo in questo momento. E anch'io al volo ci tenevo a ringraziare Valerio per aver fatto gran parte dell'organizzazione e, come ha detto, insomma, tutti i partecipanti al panel, ma anche tutti voi che siete qui e gli organizzatori per averci dato questa opportunità, di cui, insomma, su cui vi chiedo un po' di comprensione, perché appunto almeno io vengo da un contesto, diciamo, disciplinare un po' diverso, quindi sono molto, spero, diciamo, di cogliere al massimo questa opportunità. Quello che presento è appunto un lavoro di ricostruzione su una vicenda per molti versi considerata appunto secondaria, un episodio che si svolge nei primissimi mesi di governo fascista, quando appunto vede protagonista il ministro di Finanze e Tesoro Alberto De Stefani, che tuttavia a quel punto io sono arrivato da studioso di disuguaglianze economiche, trovando appunto un episodio particolarmente curioso nel contesto internazionale di politiche fiscali redistributive di quel periodo, e da questa curiosità ho iniziato appunto a scavare, e qui devo ringraziare veramente, dovrei ringraziare per 10 minuti tutte le persone che dall'archivio della Banca d'Italia, quello della Fondazione Einaudi, mi hanno permesso, diciamo, di inseguire questa curiosità in momenti in cui era particolarmente difficile spostarsi per archivi, ma mi sembra, diciamo, di aver scovato appunto, di aver trovato un angolo visuale che ci dà una sensazione un po' diversa su alcuni dei su alcune, diciamo, visioni consolidate su questo periodo e su Alberto De Stefani. Quindi la vicenda, molto in breve, perché appunto il tempo è poco, ma fondamentalmente si svolge quella visibile, si svolge in un mese e mezzo, in 6 settimane, nell'estate del 1923, un'estate in cui si dibatteva della riforma elettorale, si consuma il giorno dopo l'annuncio di questo decreto, Sturzo annuncia le sue dimissioni. Quindi è un periodo piuttosto intenso in cui appunto questa, che viene normalmente presentata come un episodio abbastanza minore, si consuma a sorpresa in pochi giorni. Il 9 luglio il Consiglio dei Ministri affronta questa discussione, in cui sappiamo in realtà il verbale non riporta assolutamente nulla, c'è un elenco di decine di provvedimenti approvati all'unanimità. Sappiamo però da questo comunicato, che viene pubblicato dal 10 su tutti i giornali con grande enfasi, che appunto di una documentata relazione da parte del ministro De Stefani, che riscuote l'approvazione particolarmente di Mussolini e unanime di tutto il Consiglio dei Ministri, e che parla appunto di abolire l'imposta di successione all'interno del nucleo familiare. In realtà questa relazione, non, insomma, diciamo, non ci vorranno appunto 6 settimane perché venga presentato al re, quindi escano le prime anticipazioni di quello che sarà poi il decreto che uscirà il 20 agosto. Decreto che non richiedeva ovviamente nessuna discussione parlamentare, in quanto De Stefani aveva ricevuto nel dicembre 22 i pieni poteri per attuare la riforma finanziaria, in verità per ottenere il pareggio di bilancio. Quindi li usa curiosamente per abolire un'imposta che, per come verrà disegnata, il mondo commenterà che la famiglia includeva anche gli zii d'America, perché di fatto si andava a escludere la quasi totalità, più dei 2/3 delle transazioni, definendo famiglia come appunto coniugi, ascendenti, discendenti, fratelli e sorelle, zii, nipoti, e di fatto andava a privare il bilancio dello Stato in un momento in cui più aspra era la lotta per cercare di raggiungere il pareggio di circa 250 milioni di lire. E appunto, tra l'altro, questo decreto, che uscirà il 20 agosto, contiene di fatto un manifesto, è una delle espressioni più retoriche e limpide di quella che è la retorica di De Stefani sulla finanza produttivista, sul fatto che avrebbe, diciamo, questa oltre, diciamo, ovviamente ad affermare i valori della famiglia, ad avvantaggiare il Sud, cosa di cui potremmo parlare, ma insomma fondamentalmente abbastanza retorica, avrebbe stimolato l'accumulazione di capitale tramite appunto l'accumulazione di risparmio. De Stefani stesso, 30 anni dopo, dedicherà un articolo a queste sue idee inattuali. È famoso, diciamo, un articolo, uno degli ultimi, pubblicato in realtà appunto già nel giugno del 24, di Matteotti, in cui la definisce l'unica grande riforma vera, diciamo, fiscale
del fascismo, eppure appunto è un aspetto che per vari motivi diciamo non ha attirato grandissima attenzione da parte degli storici economici e appunto si è persa abbastanza completamente quella che è un po' la vicenda sottostante che cerco di brevemente di raccontarvi nei pochi minuti che ho a disposizione. Intanto, come vi dicevo, spesso questo si inquadra all'interno appunto mai del bilancio italiano, del fisco italiano. Ovviamente l'imposta di successione è l'imposta progressiva più antica del nostro ordinamento, quindi in realtà era comunque un evento abbastanza particolare, ma ovviamente era un'imposta che andava a declinare col passaggio progressivo appunto dell'economia. Con lo sviluppo dell'economia in tutto il mondo, eppure questo è un periodo in cui, come ricostruiscono Skiven Stasavage, lì questa è l'aliquota massima sulle imposte di successione in un database di diversi paesi, andava ad aumentare molto. Questo succede anche in Italia. Io ho preso appunto le serie di alcuni paesi. In realtà, ecco, l'andamento nasconde, quello aggregato nasconde delle differenze, e quindi, per esempio, l'abolizione in Italia segue una forte riduzione. Nella Repubblica di Weimar, dopo che le aliquote erano state portate a livelli estremamente elevati. Però ecco, diciamo, è interessante, la prima sezione dell'articolo cerca di ricostruire questo dibattito, appunto, che si svolge, diciamo, tra il 18 e il 21, che porta le aliquote italiane a livelli, diciamo, all'unanimità considerati confiscatori, ma senza che avvenga dietro una riforma effettiva dei metodi di accertamento e di riscossione. Quindi, di fatto, sono anche tutti abbastanza d'accordo che queste aliquote, tra l'altro applicate non alle successioni in linea retta, che sono quelle che vedete in questo, quindi tra per esempio genitori e figli, che sono quelle che vedete in questo grafico, ma erano aliquote applicate su casi fondamentalmente di scuola, quindi su aliquote su trasmissioni di eredità sopra i 20 milioni, su parenti oltre il terzo grado, che però eccitavano un'opinione pubblica che era particolarmente eccitabile. Qui è molto interessante confrontare quello che storici economici come Salvemini e Verrazzamagni hanno ricostruito, appunto, essere in realtà un livello di pressione fiscale non estremamente elevato in questo periodo, e soprattutto che seguiva anni in cui in realtà la spesa, soprattutto bellica, non era stata finanziata con aumenti di imposte, soprattutto per ceti, diciamo, più benestanti. Però appunto Gino Borgatta già nel 22 notava come questi aumenti arrivavano in una fase invece di recessione, in cui più eccitabile era la psicologia del contribuente, e secondo lui diffondevano il senso dell'ingiustizia del tributo, generando l'idea appunto dell'imposta grandine, del fatto che si potesse e fosse legittimo tentare di evadere qualsiasi cosa. E quello che si vede, se si vanno a vedere le carte della Presidenza del Consiglio in questi anni, nei mesi precedenti la marcia su Roma, che ricostruisco in questo contributo, è in realtà decine di lettere, non solo di petizioni, di anche rapporti prefettizi sulle manifestazioni che si tenevano da parte dei contribuenti in giro per l'Italia. Quindi si vede che, e anche nella stessa famosa mobilitazione dell'Alleanza Parlamentare Economica, in realtà gli interventi, la platea, la lista dei partecipanti che ben 6 volte intervengono per richiedere che si abbassino queste aliquote eccessive. L'imposta di successione è proprio il paradigma della follia, della demagogia tributaria, come veniva chiamata all'epoca, dei Giolitti, dei Nitti e dei Labriola, che erano i loro, diciamo, ispiratori. Ecco, diciamo, è interessante vedere come c'è tutto un mondo di piccole associazioni. Sentiremo da Fernando Salzano quella che è appunto l'attivismo in campo fiscale. Secondo me in generale, diciamo, c'è stata forse poca attenzione a questo aspetto della politica economica, ma c'è un vasto mondo, diciamo, di piccoli esercenti che si organizzano, e una tipologia molto specifica di questo, diciamo, associazionismo è l'Unione Notarile Italiana, che curiosamente viene fondata il 29 e 30 ottobre del 22 a Milano, quindi mentre il ministro, non ancora ministro, sta marciando da Verona verso Roma, si riuniscono a Milano qualche centinaio di notai che dall'inizio della loro attività pongono nella pubblicazione di questo pamphlet, che avrà una grande fortuna per, diciamo, per il tema e per l'epoca. Viene ristampato a cura dell'associazione industriale di Goldman, dell'associazione bancaria, viene citato da chiunque, compresi economisti social, diciamo, vicini ai socialisti come Benvenuto Griziotti, e impone proprio i termini del dibattito di Federico Guasti, che è appunto uno dei fondatori
di questa associazione. E in realtà sappiamo anche da loro direttamente, dalla corrispondenza, che Guasti e soprattutto Bianchini dell'Associazione Bancaria Italiana si scambiano con Luigi Einaudi. Sappiamo che dal gennaio De Stefani invita l'Associazione Bancaria e l'Unione Notarile a incontrarsi con i direttori generali del Tesoro per trovare una soluzione. Il problema qual è? Che la soluzione deve essere un abbassamento delle aliquote che però non comporti un onere aggiuntivo per lo Stato, perché bisogna arrivare al pareggio di bilancio. E quindi diciamo qui una cosa che non ho tempo di raccontarvi, ma che racconto nell'articolo, è appunto che Bianchini esce con una proposta di surrogatoria da cui si impone l'idea dell'abolizione, ma in realtà sta proponendo solo di abolirla sui titoli finanziari, sottoponendoli a un'imposta surrogatoria. Invece, appunto, per dire che nonostante ci fosse questo dibattito, l'abolizione arriva completamente, diciamo, a cogliere di sorpresa quelli che sono gli stessi attori che si dichiarano appunto con, diciamo, a supporto. Bianchini scrive addirittura sul Popolo d'Italia, ma fino a metà agosto continua a chiedere, si vede che insomma continua a chiedere l'esenzione fino a, appunto, a gradi di parentela più ulteriori. Quindi si vede che gli stessi protagonisti non sono al corrente, diciamo, non sembrano essere stati coinvolti da questa accelerazione improvvisa, che vede proprio nel Popolo d'Italia, quindi nel quotidiano di Mussolini stesso, il primo megafono. Per 2 giorni dedica la prima pagina, ma in particolare il ritaglio, che penso sia illeggibile, è addirittura un'intervista a Pasquale Iannaccone, che è il consulente principale di De Stefani su questa materia. Quindi il Popolo d'Italia già il giorno stesso, diciamo, ha la fonte primaria che detta, diciamo, quella che è la linea, che viene ripresa poi il giorno dopo. I giornali, diciamo, moderati riportano per intero quasi quello che è il comunicato governativo, che si trova uguale in quasi tutti i quotidiani, mentre la stampa fascista, ma la stampa, diciamo, conservatrice in generale, riporta, esalta appunto con titoli piuttosto appunto decisi, anche quella che aveva attaccato De Stefani, tra l'altro, fino a pochi giorni prima, perché lo consideravano troppo poco fascista, come appunto la gran parte della stampa, diciamo, della destra fascista. Penso di aver quasi esaurito il tempo, quindi vado molto veloce. Diciamo, sto cercando, grazie appunto all'archivio storico della Banca d'Italia, di consultare l'archivio di De Stefani per capire effettivamente le motivazioni, perché quelle, diciamo, avanzate ufficialmente sono piuttosto risibili. In una lettera del 1930, in cui, quando Mussolini, quando, diciamo, si sta reintroducendo l'imposta, De Stefani scrive ricordando a Mussolini in poche lettere che, visto che in assenza di nominatività sui titoli, l'imposta, diciamo, gli immobili sono quelli che pagano di più l'imposta, e il tentativo di evaderlo danneggia l'attività bancaria. Quindi non fa riferimento alla famiglia, non fa riferimento al sud, curiosamente, ma fa riferimento solo al danno che l'imposta ha sugli istituti bancari, anche se, diciamo, posso tornarci, ma non sembra anche questa del tutto convincente come ipotesi, ma bisogna appunto sperare che dallo scavo archivistico possa uscire qualche altra evidenza. Vado direttamente alle conclusioni, visto che ho già sforato un po' sui tempi. Diciamo, quello che cerco di ricostruire in questo episodio, appunto, è diciamo, di sfumare un po' quello che è il giudizio. Intanto è un episodio che all'interno della visione che si ha tra gli storici economici della cosiddetta restaurazione finanziaria chiarisce che, andando ad abolire un tributo che era progressivo dal 1902 e che era progressivo in tutto il mondo e che esisteva in tutto il mondo, si va ben al di là della restaurazione, di un ritorno, diciamo, ad epoca giolittiana, non solo, tra l'altro, in un contesto in cui appunto in tutto il mondo questo tributo diventava estremamente progressivo. Ed è interessante perché è ideologicamente molto moderno, molto regressivo. Ci si vede, diciamo, anticipazioni proprio di una middle class politics che si vedrà negli anni 80 del secolo scorso. E però, diciamo, sulla figura di De Stefani non sono riuscito purtroppo a raccontarvela per bene, ma ecco, sfuma un po' l'idea di De Stefani sulla Torre d'Avorio accademico e irraggiungibile alle richieste dei poteri forti. Questo De Stefani, che invece appunto si relaziona piuttosto direttamente tanto con l'associazione bancaria, quanto in realtà appunto è una vicenda che interessa più o meno direttamente anche gli ambienti vaticani, in un momento in cui si sta
trattando anche di altre questioni, sempre economiche, e emerge una figura estremamente attiva in cui il suo collaboratore Gangemi, che gli fa da addetto stampa, pubblica biografie più o meno autorizzate. De Stefani viene intervistato appunto su Forbes, ma in generale ha un'attenzione anche, viene, diciamo, la vicenda riceve anche tantissima attenzione dal popolo d'Italia fino alla settimana precedente le elezioni del 24, in cui si rivendica questa misura che, e chiudo, a differenza di tutte le altre, diciamo, mentre l'abolizione della nominatività dei titoli o la privatizzazione dei telefoni non può essere venduta come una misura, diciamo, a favore di una più ampia classe media, in questo caso veramente abolendo l'imposta, si affermano quelli, entrambi, diciamo, i nuclei di quella che Salvati ha definito la ceti medietà, la difesa della famiglia da un punto di vista ideologico, la difesa della proprietà dal punto di vista economico. E quindi da questo punto di vista è una misura con cui De Stefani e il primo fascismo sembrano voler giocare appunto una partita molto interessante che forse vale la pena approfondire. Vi ringrazio molto per la vostra attenzione. Grazie mille Giacomo. Vi chiedo un riscontro se presentirvi perché ho un viaggio qui a Lisbona e la connessione è abbastanza instabile. Non vi sentiamo, ci sono dei problemi d'audio? Tutto bene? No, infatti non si sente, non si vede niente nel video. Adesso? No, si sente molto a scatti. Adesso il video si vede, però a Ok. scatti e non si sente l'audio. Scusate, qui a Lisbona c'è un bifragio, quindi. Ok, adesso si sente e si vede. No. Magari vuole provare prima a far fare a qualcun altro e poi riprendere dopo quando è finito il nubifragio? No, non ha l'audio. Era disattivato proprio, ok. Eccomi qui. Allora, adesso un po' Proviamo. meglio, provi a parlare. Ok, d'accordo. Mi Perfetto. sentite? Perfetto, benissimo. Adesso sì. Allora, scusate l'imprevisto e grazie Giacomo per l'intervento. In realtà ora devo autopresentarmi perché è il mio turno di presentare un intervento che è intitolato Compromessi bancari, il settore del credito tra regime fascista, regolamentazione e stabilizzazione, 1926-1929. In questo intervento tenterò, diciamo, di illustrare molto sinteticamente i primi risultati di una ricerca che è in realtà ancora in corso. Diciamo che in via generale l'idea centrale di questa ricerca è andare ad osservare i rapporti tra politica ed economia durante l'epoca fascista in relazione specifica al mondo del credito, che in quei 20 anni, come è noto, sperimenta una profonda trasformazione. Più nello specifico, oggi mi concentrerò sulla prima legge bancaria dell'epoca fascista, quella approvata nel settembre del 1926, e sulla sua successiva applicazione concreta. Diciamo che l'obiettivo è quello di individuare le dinamiche e i rapporti di forza che si agitano dietro le quinte di questo esito normativo. A tal proposito, durante il mio intervento toccherò, diciamo, 3 punti principali. In primo luogo mi concentrerò sulle fasi del processo di elaborazione della legge. In secondo luogo descriverò i soggetti che di tale processo furono protagonisti. E in terzo luogo mi soffermerò sui temi che furono oggetto di contrattazione e mediazione. Iniziamo dunque dalle fasi. Allora, osservando più da vicino la legge del 26, un primo elemento che è opportuno sottolineare è il fatto che la legge, più che un momento isolato nel tempo, deve essere, a mio avviso, considerata come un processo di più ampia durata, composto di diverse fasi di elaborazione e applicazione. Queste fasi sono, diciamo, delimitate e contenute da 3 momenti istituzionali e legislativi principali. Il primo è ovviamente il decreto numero 1511, i provvedimenti per la tutela del risparmio, approvato il 7 settembre 1926.
Il secondo è un altro decreto, il numero 1830, le norme regolamentari per la tutela del risparmio, approvato il 6 novembre 1926, ma reso pubblico solamente nel dicembre dello stesso anno. E un terzo momento è la circolare numero 676 della Banca d'Italia, emanata il 7 marzo del 27, che conteneva le istruzioni per la vigilanza bancaria sulle aziende di credito. Diciamo che a loro volta questi tre momenti istituzionali delimitano quattro diverse fasi della riforma bancaria, quattro diversi tempi della riforma. Un primo momento, un primo tempo, è quello della elaborazione del progetto. Questo tempo, questa fase va, diciamo, più o meno dalla prima metà del 1925, quando Stringer comincia ad inviare un questionario esplorativo ad alcune personalità politiche del mondo del credito, e si conclude proprio con l'approvazione del primo decreto, quello del 7 settembre del 26. Una seconda fase va poi dal settembre fino all'approvazione delle norme regolamentari nel novembre dello stesso anno. Una terza fase va dal novembre del 26 fino all'emanazione delle istruzioni di vigilanza da parte della Banca d'Italia nel marzo del 27, e con la primavera del 1927 si apre una quarta fase che arriva fino, credo, alla crisi economica del 1929-31, quando vengono meno gli stessi presupposti della riforma bancaria e si inizia un cammino profondamente diverso, con la creazione prima dell'IMI, dell'IRI, con le convenzioni bancarie, e poi con una nuova legge bancaria, quella del 1936. Queste dunque le quattro fasi della riforma bancaria. Veniamo ora ai principali protagonisti del processo di riforma, ognuno dei quali, pur muovendosi in un quadro interconnesso e complesso, tentava comunque di difendere i propri interessi e le proprie necessità specifiche. Anche qui ho individuato quattro attori principali sulla scena, quattro centri di potere dalle cui interazioni emerse il nuovo ordine del settore del credito alla fine degli anni 20. Un primo attore è certamente la Banca d'Italia, guidata dall'anziano direttore generale e poi governatore Bonaldo Stringer. Ora, Stringer in questo momento era sensibile a rinforzare la stabilità compressiva del sistema bancario, le cui fragilità erano emerse in maniera evidente dopo la conclusione della guerra e con i salvataggi bancari della prima metà degli anni 20, e aveva grosso modo due obiettivi principali. Da un lato, ottenere la fiducia dei mercati esteri e dunque reinserire il paese negli scambi internazionali, dall'altro tutelare gli interessi della Banca d'Italia, che appunto si era pericolosamente esposta con gli interventi di salvataggio della prima metà degli anni 20. In questo senso, inoltre, tutelare gli interessi della banca voleva anche dire riservare alla banca un ruolo centrale nel governo del settore del credito. Secondo attore sulla scena è la Confederazione Generale Bancaria Fascista, guidata in questo momento da Giuseppe Bianchini in qualità di segretario generale. La Confederazione rappresenta in questo momento gli interessi collettivi del settore del credito e opera in realtà in piena continuità con l'Associazione Bancaria Italiana, con l'ABI, nata nel 1919 e confluita dopo la legge Rocco dell'aprile del 26 nella Confederazione Bancaria Fascista in qualità di sua sezione economico-finanziaria. Diciamo che in questi anni la Confederazione si presenta grosso modo come il punto di opposizione, il punto di resistenza di un mondo bancario che stava accettando molto faticosamente la regolamentazione imposta dal regime e che dunque tentava continuamente di fare pressioni sulle autorità pubbliche, principalmente su Stringer e sul ministro delle Finanze Volpi, al fine di piegare o perlomeno di attenuare quelle regole che venivano comunque percepite come una indebita invadenza delle autorità pubbliche nel campo degli affari bancari. Terzo attore sulla scena, lo abbiamo appena citato, è proprio il ministro delle Finanze Giuseppe Volpi. Come è noto, Volpi diventa ministro delle Finanze nel luglio del 25, succedendo a De Stefani, e rappresenta la figura chiave nella costruzione di quello che viene chiamato il secondo compromesso autoritario tra regime e diversi interessi economici, che si realizza proprio nella metà degli anni 20. In qualità di esponente dei grandi capitali industriali e finanziari del paese, Volpi gioca appunto il ruolo di grande mediatore, come ha scritto Luciano Segreto, e gioca questo ruolo anche sul tema della riforma bancaria. In questo senso i documenti d'archivio restituiscono un quadro abbastanza chiaro
all'interno del quale Volpi tenta sempre di comporre le divergenze esistenti soprattutto tra Banca d'Italia e Confederazione Bancaria. Ultimo attore sulla scena è ovviamente Benito Mussolini e il movimento fascista. Non è mai facile penetrare le volontà e i progetti di Mussolini, ma tre sembrano essere le priorità che in questo periodo vanno ad influenzare i temi e i contenuti della riforma bancaria. In primo luogo vi era la necessità di porre un freno alla svalutazione della lira. In secondo luogo vi era la necessità, parallela alla prima, di porre un freno a quella che De Stefani chiamerà successivamente baraonda bancaria, ponendo in ordine un sistema bancario che era estremamente caotico e che, come ha scritto Francesco Dandolo, fino al 26 è ancora sostanzialmente acefalo, dunque privo di una guida. Infine, una terza necessità, della quale in realtà le prime due sono una funzione, era quella di tutelare quei ceti medi possessori di risparmi che erano, da un lato, i soggetti maggiormente esposti ai rischi derivanti da eventuali fallimenti bancari, e dall'altro lato costituivano il bacino principale del consenso del regime fascista e andavano dunque politicamente tutelati. Questi dunque i quattro soggetti che si muovono nelle quattro fasi della riforma bancaria. Passiamo ora al terzo ed ultimo punto, quello dei temi intorno ai quali vi fu discussione e mediazione. Ora, se il quadro generale della legge era già abbastanza chiaro nell'autunno del 1926, molti dei dettagli della riforma continuarono ad essere discussi anche nei mesi e anche negli anni successivi. Ora, qui non c'è certamente il tempo per una discussione specifica di ogni aspetto che fu oggetto di contrattazione, ma penso sia importante sottolineare come ognuno di questi confronti, ognuna di queste piccole battaglie, è importante perché contribuì a definire i limiti del controllo statale e specularmente le ampiezze delle libertà delle banche. Ora, per fare solamente un paio di esempi molto rapidi di questi confronti, potremmo citare appunto le discussioni circa la definizione del significato di filiale bancaria. Ora, la legge prevedeva che le banche che volevano aprire una nuova filiale dovevano richiedere un'autorizzazione governativa. Nei testi dei decreti non era però specificato quali uffici periferici rientrassero nella dicitura di filiale bancaria e quali no. Dunque, dall'interpretazione di questo elemento dipendeva in realtà tanto l'estensione del controllo pubblico su un aspetto vitale del lavoro bancario, quanto l'estensione delle libertà operative delle varie aziende di credito. Un secondo esempio di tema dibattuto può essere quello di come doveva essere calcolato il patrimonio di una banca. La legge aveva infatti stabilito che il patrimonio non poteva essere inferiore al 20° dei depositi raccolti, obbligando le banche ad investire le eventuali eccedenze in titoli di Stato depositati presso la Banca d'Italia. Stabilire dunque cosa doveva essere considerato patrimonio e cosa no aveva importanti conseguenze sulla quantità dei depositi di cui una banca poteva disporre e dunque sul giro d'affari complessivi di un singolo istituto. Dunque, ora, avviandomi alle conclusioni, queste erano in sintesi le fasi del processo legislativo, i protagonisti e i temi oggetto di discussione e mediazione. Ora, a prescindere da come vennero risolte le contese su questi temi specifici, c'è da dire che la Confederazione a volte riuscì a far prevalere le sue idee, ma più spesso fu l'impostazione di stringere della Banca d'Italia di imporsi, a me sembra che due riflessioni siano importanti per inquadrare l'intera questione. In primo luogo, la legge del 26 e la sua applicazione appaiono chiaramente come il risultato di una contrattazione tra interessi collettivi e necessità politiche, che si sviluppa nel corso del tempo, nel corso di svariati anni. E infatti dalle forze dei diversi attori, dalle loro relazioni, quindi dalle relazioni tra la Banca d'Italia, il movimento fascista, la Confederazione, il Ministro delle Finanze, che emerge infine il quadro complessivo del nuovo sistema di regolamentazione bancaria. In secondo luogo, la legge bancaria del 26 può, secondo me, essere compresa solamente se inserita all'interno di un quadro più ampio politico ed economico, quello appunto della seconda metà degli anni 20, che vede la trasformazione del fascismo in dittatura, la compressione delle libertà civili, l'avvio di una politica monetaria deflattiva, il ritorno alla parità aurea e il taglio dei salari.
In questo senso, la legge appare come uno dei tasselli di una più vasta manovra politica ed economica, il cui obiettivo era fondamentalmente dare una nuova forma di stabilità al Paese attraverso un compromesso di natura fortemente autoritaria tra grandi capitali industriali e finanziari e ceti medi. Grazie per l'attenzione e ora riprendo le vesti di moderatore e vado ad introdurre il quarto intervento del nostro panel, quello di Alessandro Brizzi, che ci parlerà di salari e stabilità sociale, note sulla contrattazione corporativa negli anni 30. Alessandro, la parola. Sì, grazie, provo a trasmettere, sì, so, perché avrei una presentazione. Scusate. Sì, purtroppo non mi fa condividere lo schermo. Provi, dunque, ha cliccato su condividi schermo. C'è un icona in basso, condividi schermo. Può decidere se lo schermo riesce. Mi dica qual è il problema, se posso aiutarla. Non si... Cosa... Non la sentiamo. Può attivare l'audio? Alessandro Brizzi, dunque dovrebbe allora, attivare. Se non riesce, facciamo così. Dovrebbe poter adesso. Okay. Scusate, non avevo l'autorizzazione, scusate molto. Ah, tempo. Sì? Sì, perché ero, essendo uscito... Poi... Ah, ok, non mi ero accorto. Allora la rirendo organizzatore, così se deve mettere una presentazione lo può fare. Scusate. Ok, a posto. Allora, vediamo se... Sì, ok, dovremmo esserci. Vedete? Sì, sì. Sì, sì. Scusate. Allora, sì, grazie a tutti per essere intervenuti e buon pomeriggio. Il tema del mio breve contributo, come dice il titolo, è la politica salariale del fascismo nel settore industriale negli anni 30, o meglio alcune note su quella che ho definito la contrattazione corporativa. Il tema, come noto, è tra i più frequentati della storiografia, o comunque lo è stato già a partire dalle riflessioni, dalle polemiche degli osservatori contemporanei, soprattutto degli oppositori del regime. E ad oggi abbiamo, come noto, una ricostruzione attendibile della dinamica salariale dal 19 al 39, che ci è data da Vera Zamagni, e anche, diciamo, due tesi di fondo importanti sul legame tra fascismo e salari, cioè, da un lato, in primo luogo, il fascismo come regime dei bassi salari e quindi come possibilità di una restaurazione della cosiddetta via italiana all'accumulazione, e in secondo luogo, l'altra questione, è si sostiene una deliberata politica di intervento del governo per mantenere i salari su livelli fissati di sussistenza. Ora, sono state quindi individuate sommariamente due fasi nella politica salariale, una di restaurazione appunto ai livelli pre-biennio rosso dei salari, che è quella della seconda metà degli anni 20 come fase, e una fase più di stabilizzazione. Ed è su questa che mi vorrei concentrare, perché appunto se guardiamo la dinamica dei salari reali c'è una stagnazione, l'immagine di una stabilizzazione, però focalizzerei piuttosto l'attenzione su quella che definiamo la politica salariale, che quindi da una prospettiva di storia politica va connessa all'assetto e all'articolazione del sistema di potere fascista, alle sue trasformazioni istituzionali e al confronto tra gli interessi organizzati al suo interno e in primo luogo, ovviamente, per quanto riguarda il settore industriale, la Confederazione dell'Industria e i sindacati fascisti dell'Industria. E questo negoziato nelle sedi istituzionali o meno può essere seguito e ricostruito attraverso sia le fonti edite, ma soprattutto le fonti d'archivio, in particolare quelle dell'Archivio Centrale dello Stato e della Confederazione dell'Industria. La tesi, diciamo, di fondo, che è piuttosto banale,
relativa appunto a questa, alla politica salariale del fascismo, e che in questa si possano individuare due motivi di fondo, in tensione reciproca, in contraddizione, e l'uno è la necessità di creare condizioni per un processo di accumulazione compatibile con gli obiettivi del regime, e l'altra istanza è il mantenimento della stabilità sociale, sia nel senso minimo della conservazione dell'ordine pubblico, sia in quello più ampio della ricerca del consenso e dell'integrazione delle classi lavoratrici. E sulla base anche di questo si possono individuare tre fasi della periodizzazione che propongo: la prima di sacrifici, che va dal 30 al 34, la seconda di dilazione, ovvero dilazione di problemi e tensioni che vengono accumulati nella prima fase, che va quindi dal 34 al 36, e l'ultima, che arriva fino alle soglie della guerra, che è una fase che chiamerei di urgenza. Rispetto a queste singole fasi mi concentrerò su alcuni problemi e tornanti, no, per poi eventualmente tornare nella discussione ad approfondirle. Allora, rispetto alla prima fase, ci troviamo di fronte appunto a riduzioni generali, quindi decise dal Comitato Corporativo Centrale, riduzioni totali dei salari, generali dei salari, sia nel 1930 che nel 1934, e da un susseguirsi, diciamo, di almeno nel solo settore industriale 370 riduzioni dei salari e dei minimi salariali, che vengono spesso presentate appunto dal regime come semplici adeguamenti quasi automatici al calo dei prezzi durante la crisi economica. E allora partirei, diciamo, dalla considerazione di questo grosso movimento di riduzioni salariali con una valutazione espressa da Alberto De Stefani nel 31, secondo cui, e cito, nessun regime demoliberale, individualistico, atomistico avrebbe saputo o potuto raggiungere un tale adeguamento senza maggiori difficoltà di ogni ordine, che è un'osservazione che a distanza è stata poi ripresa da una prospettiva completamente diversa da Silo Slabini, secondo cui una dura politica di riduzioni salariali è l'elemento caratterizzante, insomma, che distingue maggiormente la politica economica fascista durante la Grande Depressione da quella degli altri paesi capitalistici. Ora, se si guarda alle condizioni che la rendono possibile, abbiamo non solo fattori ovviamente noti come la repressione di ogni forma di conflitto industriale che avvisaglia di lotta di classe, non solo l'inferiorità strutturale, la subalternità ideologica del sindacato, ma anche, diciamo, una funzione di trasmissione svolta dall'ordinamento corporativo, anche dal punto di vista istituzionale. Quindi propongo di individuare questa funzione come una forma di corporativismo materiale che è segnato sia da dinamiche di centralizzazione che di decentralizzazione. Centralizzazione perché in questo modo il corporativismo è capace, dall'alto verso il basso, di trasmettere gli indirizzi governativi attraverso la contrattazione collettiva rispetto alla politica economica concordata tra il governo e principalmente le associazioni industriali e i grandi gruppi di interesse. Dall'altro lato è capace, dal basso verso l'alto, appunto, verso l'alto, di riassorbire e neutralizzare le tensioni sociali che si creano alla periferia del sistema. E dall'altro, l'altro carattere appunto di questo corporativismo materiale è però la decentralizzazione, nel senso che comunque la libertà di impresa rimane, e la determinazione dei salari ovviamente prerogativa degli imprenditori, e anche i livelli sono, diciamo, dipendenti dagli assetti settoriali e locali dei mercati del lavoro e dai rapporti di forza. Quindi questo sistema è capace di riassorbire anche tensioni che si creano soprattutto nell'annus horribilis della crisi, cioè il 1932, su più fronti, cioè il fronte del sindacato in primo luogo, che sembra voler porre un freno a riduzioni e contenerle entro limiti ragionevoli. Dall'altra parte però anche all'interno del governo emerge una linea più critica, soprattutto del Ministero delle Corporazioni e dell'entourage di Bottai, che sostiene appunto da un lato che la trincea dei minimi salariali, cioè dei minimi contrattuali, è completamente abbattuta e di fatto ammette l'incapacità del governo di controllarla, e dall'altro si pone il problema della sopravvivenza delle aziende cosiddette malsane, che è garantita solo dalla compressione dei costi del lavoro durante la crisi.
e quindi è sostanzialmente mal vista da un'ottica, diciamo, tecnocratica che vuole approfittare anche della crisi per la modernizzazione dell'apparato industriale. Ovviamente si tratta di una tendenza minoritaria che viene subito sopita. Sappiamo anche che Bottai poi viene estromesso dal governo nel 1932 proprio. Ma anche sul fronte degli industriali, comunque, forse più dal punto di vista retorico, se vogliamo, pubblicistico, c'è un tentativo da parte di Agnelli di candidarsi a rappresentare gli interessi dei settori più dinamici dell'industria, che questa fuga in avanti, diciamo, che non è una dichiarazione di politica aziendale, però è un intervento pubblico, è la proposta della riduzione degli orari di lavoro a parità di salario, che va in controtendenza rispetto alla linea che unisce il fronte industriale intorno ai bassi salari. Ora, per quanto riguarda invece la seconda fase, tento di accelerare, la seconda fase, che ho appunto definito di dilazione, eredita tutti i problemi della prima, le tensioni che si sono accumulate intorno a questa linea di politica salariale, ed è una fase segnata da un maggiore attivismo del sindacato, che è alla ricerca di una legittimazione all'interno del sistema di potere fascista, e tuttavia questa ricerca di legittimazione si muove all'interno dei quadri di compatibilità, ovviamente, della politica economica fascista. Citerei a proposito un memoriale di Cianetti, Tullio Cianetti, cioè il segretario della Confederazione Fascista dei Lavoratori dell'Industria, del 1934, diretto a Mussolini, in cui si sostiene che la politica salariale dovrebbe essere opportunamente disciplinata, sacrificando, se occorre, alcune questioni di principio che in questi anni sono affiorate nei rapporti sindacali e che hanno il solo pregio di intralciare il cammino al buon senso nei rapporti tra i produttori. E questa, diciamo, questa linea compatibilista è evidente in un provvedimento come quello delle 40 ore che viene realizzato nell'ottobre del 1934. Si tratta di fatto di un'istituzionalizzazione, di una generalizzazione degli orari brevi nell'industria, che già erano dovuti al calo della produzione, alla crisi, che però viene attuata dal sindacato come un contributo alla lotta contro la disoccupazione, e unicum in Europa viene attuata senza un adeguamento dei livelli salariali. Quindi abbiamo una riduzione degli orari di lavoro senza parità di salario. E riprenderei a questo proposito l'osservazione di Cesare Vannutelli, che mi sembra valida, secondo cui questo accordo rappresenta, diciamo, un succedaneo, un surrogato per un sindacato che è incapace di intervenire direttamente nella determinazione della politica salariale. E un carattere di surrogato lo hanno anche gli assegni familiari, che vengono appunto introdotti proprio per bilanciare la perdita di guadagni per i lavoratori a orario ridotto. E assegni familiari che diventano una delle tante forme di salario indiretto durante il regime, che può compensare un regime di salari bassi, e addirittura Cianetti lo definisce salario intelligente, cioè capace di adattarsi alla politica restrittiva. Non mi soffermo troppo sugli effetti, che comunque sono sempre stati sottovalutati a mio parere, della settimana di 40 ore, non tanto sui livelli occupazionali, ma soprattutto sulla perdita di guadagni, quindi sul calo dei redditi di alcune categorie di lavoratori, in particolare non qualificati, e le donne, che nemmeno potevano percepire gli assegni familiari e che erano impiegate soprattutto in quei settori tradizionali come il tessile, che fu maggiormente, diciamo, coinvolto da questa riduzione degli orari. Ma soprattutto sull'impatto mi riferisco al mix esplosivo che si crea a partire dal 1935 tra una ripresa dei prezzi, e quindi dall'inflazione, e tra la settimana appunto delle 40 ore, quindi un calo dei salari mensili. È una ripresa esplosiva che porta addirittura Cianetti, in un convegno dei funzionari del sindacato nel 1935, a sostenere che sono storie quelle che ci raccontano coloro che ci vengono a dire che il popolo italiano ha accolto con grande gioia il provvedimento delle 40 ore. Ed è da questa considerazione, in qualche modo, che derivano i caratteri dell'ultima fase. E l'ultima fase è segnata da un intervento più diretto del governo nella politica salariale, e appunto questi aumenti del 36, 37, 39, 40 sono dettati dall'urgenza di una stabilizzazione sociale, perché appunto il mondo del lavoro è abbastanza in fermento, come è anche segnalato dalle fonti di polizia. I segnali di insofferenza sono numerosi,
Però sono aumenti, diciamo, che sono dettati da questa istanza, ma che sono aumenti chirurgici, cioè sono anche funzionali alla regolazione e al contenimento delle pressioni salariali nel quadro dell'economia autarchica. Quindi questa fase è anche quindi contraddistinta da un indirizzo del governo più definito in maniera più autonoma, non solo dai sindacati, ma anche dalle associazioni imprenditoriali, che ovviamente mal tolleravano un aumento dei livelli salariali. E non mi dilungo su questa fase troppo, se non per dire che il sindacato era ben consapevole degli enormi divari tra i salari italiani e quelli di altri paesi europei, soprattutto nella seconda metà degli anni 30, in cui la politica salariale inizia a divergere tra diversi paesi in maniera significativa. E per esempio in uno studio interno del 37 si stima che un manovale milanese con 3 figli abbia disponibilità di una percentuale di salario per spese non alimentari che corrisponde al meno 2,5%. Quindi sostanzialmente il sindacato poi ribadisce l'importanza all'interno di questo regime dei bassi salari di quelle provvidenze extrasalariali che sono caratteristiche appunto del regime, e anche della promessa della distribuzione dei benefici dell'impero, che è un altro carattere importante. Dall'altro lato, il sindacato e il governo devono contenere una pressione rivendicativa che è legata anche alla ripresa dell'occupazione e al maggiore dinamismo dei settori dell'industria bellica, quindi che traina diciamo, la ripresa a partire dalla guerra d'Etiopia. E questa forma di contenimento si realizza anche attraverso la preferenza per strumenti, una limitata espansione di strumenti di welfare. È il caso, per esempio, della riforma della previdenza del 39, che comporta un grande aggravio dei contributi per i lavoratori e quindi sostanzialmente viene accolta, nonostante fosse stata voluta da Mussolini come principale provvedimento di politica sociale del regime per il ventennale, viene accolta con grande ostilità da parte dei lavoratori. E tuttavia mi sembra che sia un altro segnale della preferenza del regime per appunto un controllo dei livelli salariali e dall'altra parte per l'attuazione di forme o di salario indiretto, in questo caso di salario differito. Sono problemi che ovviamente, qui concludo, vengono ereditati alle soglie della guerra, in cui quindi non si è completata sostanzialmente una stabilizzazione. Poi appunto la guerra apre tutta un'altra fase. E per concludere, abbiamo visto quindi che nell'oscillazione tra i due motivi di fondo della politica salariale, quello dell'accumulazione fa sempre ovviamente premio su quello della stabilizzazione e del consenso. E diciamo che questa però l'orientamento degli attori e diciamo i tornanti andrebbero seguiti anche grazie a uno scavo ulteriore nelle fonti, soprattutto per esempio dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, che ci permettono, attraverso i rapporti del corrispondente italiano, di seguire anche proprio le dinamiche più precise della politica salariale. Scusate se mi sono dilungato e concludo. Grazie mille Alessandro. Siamo un po' stretti coi tempi, quindi passo subito la parola all'ultimo relatore, Fernando Salzano, un intervento dal titolo Interessi imprenditoriali e regime fascista, il ruolo di Confindustria e Assonime nella politica economica. Buonasera, grazie Valerio, sono Fernando Salzano e nel mio contributo, nel mio intervento, presenterò un tema che è in parte il recupero di un vecchio lavoro di ricerca svolto con di Toniolo sulla storia dell'associazione fra le società italiane per azioni, e in parte invece di delineare con maggiore precisione la dinamica dei rapporti tra mondo imprenditoriale e fascismo, soprattutto per quanto riguarda la definizione delle principali scelte di politica economica, ovviamente negli anni del fascismo. Non si tratta, come è evidente a tutti, di un tema nuovo, di un tema inedito, ha sempre attratto, per lungo tempo, attratto l'attenzione della storiografia. Basterà ricordare la pioneristica inchiesta di Ernesto Rossi del 55, in cui i grandi baroni dell'industria e della finanza erano descritti come i veri ispiratori della politica economica italiana, in grado di condizionare le scelte di Mussolini grazie
alle cambiali contratte durante l'ascesa del potere, ma esaminato poi con maggiore anche rigore storiografico dagli studi di Rohan Sarti o di Pietro Melograni, che hanno evidenziato come il regime fascista dovesse mediare tra le istanze avanzate da differenti gruppi sociali e come le organizzazioni imprenditoriali, a cominciare da Confindustria, avessero dovuto adottare in realtà una pluralità di mezzi e strategie per cercare di condizionare le scelte politiche del regime in funzione dei propri interessi. Anche le storie del generalista e del fascismo per lungo tempo hanno individuato nella dialettica tra interessi organizzati e apparati istituzionali un aspetto centrale nei processi decisionali. Pensiamo ad esempio alla biografia di De Felice, che dedica numerose pagine ai contrasti interni al mondo imprenditoriale e al rapporto conflittuale tra mondo imprenditoriale e Mussolini durante la cosiddetta battaglia della Lira. Ecco, nonostante questa lunga tradizione di studi, negli ultimi decenni, anche in linea con la tendenza a privilegiare gli aspetti politici, ideologici e culturali rispetto all'analisi economica e sociale, come ha sottolineato anche Valerio nell'introduzione a questo panel, le interpretazioni storiografiche del fascismo hanno trascurato di approfondire il ruolo degli attori economici e anche delle organizzazioni di categoria nella definizione delle scelte di politica economica. Recentemente invece si è fortunatamente assistito a un risveglio dell'attenzione sia in generale per la politica economica, ma anche appunto per le idee, gli interessi e le strategie adottate dai vari gruppi sociali e in particolare dal mondo imprenditoriale e soprattutto industriale. Penso agli studi di Alessio Gagliardi o al numero monografico di studi storici curato da Segreto e anche ovviamente a questo stesso panel che in qualche modo vuole inserirsi nel solco di questa rinascita. Il mio contributo intende quindi ricostruire la dinamica dei rapporti tra settori produttivi e regime fascista nell'ambito delle politiche monetarie, delle politiche fiscali e delle politiche del commercio con l'estero. Il punto di vista è appunto, come anticipato, quello delle organizzazioni tra divergenti interessi per rappresentare in modo il più possibile unitario il mondo imprenditoriale. A questo stadio della ricerca l'obiettivo non è tanto quello di misurare l'efficacia dell'azione di lobbying attuata dai gruppi di pressione, quanto soprattutto quello di individuare le differenti modalità di interazione tra interessi organizzati, tecnocrazia, amministrazione e politica nella gestione e nell'attuazione delle scelte di politica economica. Oggi tratterò adesso brevemente di qualche esempio solamente relativo agli anni 20, ma l'obiettivo della ricerca è quello chiaramente di coprire tutto l'arco della durata del regime fascista. Ecco, allo scopo di semplificare e rendere più comprensibile il ruolo svolto dagli interessi imprenditoriali nella definizione della politica economica, ho pensato di adottare una ripartizione in tre livelli per descrivere le diverse modalità di interazione tra mondo imprenditoriale e amministrazione, politica e tecnocrazia. Il primo livello è quello dei rapporti diretti e personali tra i vertici del regime e i rappresentanti dei grandi gruppi industriali e finanziari. Si tratta certamente del livello più noto e studiato. Tutti abbiamo sicuramente letto e studiato pagine sul ruolo politico di Giovanni Agnelli, di Alberto Pirelli, Giuseppe Volpi, Ettore Conti, insomma, per citare giusto qualche nome tra i più comuni. Ed esistono appunto numerose ricostruzioni e testimonianze, a cominciare dalle biografie e autobiografie di questi personaggi. Allo stato attuale delle conoscenze possiamo affermare che le interazioni che avvenivano a questo primo livello, quello appunto di vertice, si svolgevano soprattutto tra contatti informali e presentavano alcune caratteristiche ricorrenti. Innanzitutto i soggetti che intrattenevano rapporti diretti e personali, sia con Mussolini o con altre personalità politiche di primo piano, in realtà non agivano in qualità di rappresentanti dell'intero
mondo imprenditoriale, anche se cercavano in tutti i modi di accreditarsi come tali, ma esprimevano appunto gli interessi della propria impresa, del proprio settore o al massimo dei grandi, appunto, dei grandi gruppi finanziari e delle grandi imprese industriali, che avevano certamente un peso determinante anche nelle organizzazioni di categoria, ma che non ne rappresentavano certo l'unica componente. In secondo luogo, a questo livello di interazioni, i rapporti di forza erano piuttosto definiti e vedevano gli imprenditori non nel ruolo della parte forte nella dialettica e nel confronto con Mussolini, ma anzi, come appunto non vedremo oggi perché c'è poco tempo, ma come spero poi dimostrare in un'altra occasione, furono più volte costretti a fare buon viso a cattivo gioco di fronte alle scelte personali di Mussolini. Un esempio più classico è proprio quello della politica deflazionista di quota 90. E inoltre, appunto, gli imprenditori, pur essendo i grandi imprenditori, i grandi finanzieri, questi personaggi che abbiamo citato, non furono, pur essendo spesso organici al fascismo, dell'apparato politico del fascismo, nonostante appunto alcuni di loro svolgessero ruoli anche in primo piano, anche come ministri nei vari governi. Ecco, il secondo livello invece è quello delle interazioni tra il governo e i vertici delle organizzazioni imprenditoriali dei vari settori, come ad esempio quella che ha ben descritto Valerio Torreggiani sui rapporti tra la Confederazione Bancaria e il governo. Queste organizzazioni, come appunto la stessa Confindustria, la Confederazione dell'Agricoltura, la Confederazione Bancaria, avevano posizioni proprie rispetto alle scelte di politica economica, soprattutto tramite documenti e dichiarazioni più o meno ufficiali, che appunto potevano andare dal comunicato all'articolo invece di opinione di stampa, ed esprimevano delle posizioni piuttosto generiche che volevano essere appunto il frutto di lunghe mediazioni tra i divergenti interessi dei vari sottogruppi che componevano ciascun settore produttivo. Tanto per fare un esempio, appunto i rapporti tra la piccola e la media grande impresa da un lato, oppure i rapporti tra importatori ed esportatori all'interno del mondo industriale. Ecco, a livello di questo secondo livello di interazione, i rapporti di forza, seppur sempre a favore del regime, è caratterizzati forse da un maggiore equilibrio rispetto al primo livello, anche perché i pacifici già lasciava dei margini di mediazione maggiori rispetto alle direttive personali di Mussolini sulle grandi scelte di politica economica, come poteva essere appunto la quota 90. Inoltre, anche se i protagonisti erano spesso gli stessi del primo livello, in questo caso la distinzione tra gli interlocutori appare meno netta rispetto al primo livello. Le organizzazioni imprenditoriali, infatti, pur mantenendo sempre la propria autonomia, subirono un processo di parziale fascistizzazione che le portò a essere per molti aspetti considerate come organi istituzionali inquadrati nell'ordinamento corporativo, che quindi in qualche modo perdevano la propria autonomia come, ovviamente solamente in parte, la propria autonomia come cassa di mediazione tra gli interessi divergenti dei vari settori. Infine, il terzo livello, che è quello su cui in realtà mi sono concentrato, è quello forse meno conosciuto rispetto ai rapporti tra mondo imprenditoriale e fascismo, consiste in una sorta di osmosi che si realizzò tra gli uffici tecnici dei ministeri e il personale di alcune organizzazioni imprenditoriali. Quindi è sicuramente un livello meno evidente, meno esposto rispetto ai primi due livelli, quelli di vertice di cui abbiamo parlato, ma questa è una delle ipotesi da verificare, è un livello probabilmente più efficace, dove gli interessi imprenditoriali riuscirono ad essere più incisivi poi nella concreta attuazione delle scelte di politica economica. Ecco, una organizzazione che esprime, che può essere presa come
esempio di questa interazione di terzo livello è l'associazione fra le società italiane per azioni, chiamata comunemente l'Assonim, che è fondata nel 1910, è tuttora l'unica organizzazione italiana che si propone di rappresentare in modo unitario gli interessi del mondo imprenditoriale in tutte le sue articolazioni, quindi non solo l'industria, non solo la finanza, ma il mondo dell'impresa preso nel suo insieme. E la sua missione consiste proprio nella raccolta di informazioni sull'economia italiana e internazionale, nell'offerta di consulenze economiche, giuridiche e fiscali alle imprese, ma anche al governo e alla pubblica amministrazione. Ancora oggi parlamentari e uffici ministeriali si avvalgono delle competenze sviluppate dal personale dell'associazione, sia durante la gestazione, sia durante la fase esecutiva dei provvedimenti che riguardano il fisco, il diritto societario, la disciplina della concorrenza, il commercio con l'estero. È un'azione di lobbying, diciamo, quasi invisibile, ma che tuttora è molto, molto incisiva poi nella concreta proprio scrittura dei provvedimenti legislativi. Negli anni del fascismo l'attività dell'Assonim coincise di fatto con quella dei suoi uffici economici che furono unificati con quelli di Confindustria e che costituirono un vero e proprio anello di congiunzione tra interessi organizzati, tecnocrazia, amministrazione e politica. Gli uffici economici furono costituiti nel 1920, in realtà, quindi prima del fascismo, quando di fatto si ricostituì la Confindustria all'indomani della Prima Guerra Mondiale. La ricostituzione della Confindustria rischiava appunto di creare una duplicazione, una sovrapposizione di funzioni tra l'Assonim e la Confindustria, e dunque si decise di unificare gli uffici economici delle due organizzazioni, lasciando alla Confindustria ovviamente la trattazione di tutto ciò che riguardava i temi del lavoro, della contrattazione aziendale, della politica salariale, mentre appunto gli uffici economici dell'Assonim, quindi sostanzialmente l'Assonim, si occupavano della politica appunto fiscale, monetaria e del commercio con l'estero. La direzione di questi uffici fu affidata a Felice Guarneri, appunto già ampiamente citato oggi, che assunse la carica sia di segretario generale dell'Assonim che quella di direttore appunto dei servizi economici di Confindustria e che creò a sua disposizione appunto un gruppo di collaboratori che in realtà non venivano dal mondo dell'impresa, non erano né imprenditori né manager, ma erano esperti di diritto, di fisco, di problemi monetari, di commercio internazionale, alcuni di loro erano accademici, altri liberi professionisti, altri erano dipendenti proprio dell'Assonim o della Confindustria. I loro nomi non sono conosciuti al grande pubblico, ma alcuni di loro, cito proprio due nomi così, Luigi Biamonti, Francesco Coppola Danna, Giancarlo Fre, hanno avuto un ruolo decisivo nella definizione dell'assetto normativo, ma anche della politica commerciale italiana, anche e soprattutto nel secondo dopoguerra. Come lo stesso Guarneri testimonia nel suo libro appunto delle battaglie economiche, lui chiamava questo suo staff, questi suoi uffici economici, il relazionificio, perché appunto si occupava di produrre una mole documentaria che poi veniva messa al servizio degli uffici tecnici dei ministeri. Quindi potremmo dire che questo gruppo si configurò come una sorta di tecnocrazia al servizio dell'impresa privata, in stretta connessione con la tecnocrazia statale, anzi sovrapposta alla tecnocrazia statale. Tanto anche qui per fare un esempio, tanto non abbiamo tempo di vedere concretamente, avevo preparato volevo presentare insomma i primi risultati della ricerca rispetto all'azione svolta da questi uffici economici rispetto alla politica fiscale, alla politica monetaria, alla politica del commercio con l'estero. Chiaramente adesso non abbiamo tempo di vederlo, quindi restiamo sulla linea di ricerca che si propone appunto di sviluppare questo contributo. Ecco, per fare un esempio della sovrapposizione tra tecnocrazia al servizio dell'impresa privata, quindi gli uffici economici di Confindustria Assonim, e tecnocrazia statale, possiamo ad esempio vedere come gli uomini di Guarneri
rappresentassero una parte consistente delle delegazioni italiane in tutti i negoziati, ad esempio per i trattati commerciali con la Germania, ma anche con i paesi dell'Europa dell'Est, ma anche per la nascita, la formazione della Camera di Commercio internazionale. E, insomma, possiamo dire che rappresentavano parte integrante appunto della tecnocrazia che rappresentava l'Italia nei negoziati commerciali. Lo stesso Guarneri, come probabilmente quasi tutti sanno in questo consesso, lo stesso Guarneri poi diventò appunto prima sovrintendente allo scambio delle valute e poi ministro nel dicastero appunto nella delicata fase delle sanzioni e dell'autarchia. Ecco, per concludere volevo sottolineare appunto come l'attività svolta dagli uffici economici costituisce l'esempio più efficace per precisare il funzionamento di questo terzo livello di interazioni tra mondo imprenditoriale e regime fascista, e l'ipotesi che ho cercato di verificare è che appunto l'intervento sui dettagli dei provvedimenti, grazie alla competenza degli uffici economici e alla relazione privilegiata con la pubblica amministrazione, consentisse una maggiore capacità di influenzare le scelte di politica economica rispetto agli interventi personali dei grandi industriali, ma anche rispetto alle prese di posizioni ufficiali delle organizzazioni di categoria. Inoltre, questa relazione osmotica fra la tecnocrazia statale e quella al servizio dell'impresa privata induce a evidenziare come questa interazione di terzo livello avesse un impatto multidirezionale, come anche diversi studi a livello internazionale, penso a Neil Rawlings rispetto alle organizzazioni transnazionali, hanno sottolineato. Le organizzazioni di categoria, gli interessi organizzati, in realtà hanno molteplici funzioni, non solamente quella più scontata a cui tutti pensano e che ovviamente costituisce una delle sue attività principali, cioè quella, l'attività di lobbying, l'attività di pressione politica, ma rappresentano, hanno anche una funzione fondamentale di continua mediazione tra gli interessi divergenti all'interno del mondo imprenditoriale, e inoltre svolgono anche una funzione meno politica e più propriamente economica, ossia una funzione appunto di centro di informazioni che consentono appunto alle imprese di modellare le proprie strategie, anche anticipando i provvedimenti di politica economica. Appunto, questa continua relazione anche nel farsi dei provvedimenti consente alle organizzazioni di categoria e alle stesse imprese appunto di modellare le loro strategie. E infine, appunto, come non abbiamo avuto il tempo di vedere, ma spero di poi mostrarlo quando pubblicheremo, sperando di pubblicare i risultati di queste ricerche, ad esempio anche nel caso del regime fascista, di far accettare anche al mondo imprenditoriale soluzioni che non erano gradite, o perlomeno non erano gradite a tutto il mondo dell'impresa. Grazie. Grazie mille Fernando, scusandomi con la professoressa Scadamacchia per il poco tempo che purtroppo abbiamo lasciato, online è molto complicato, le do immediatamente la parola per il suo intervento di discussione. Grazie. Mi sentite, mi vedete? Allora, sono soltanto 2 minuti, quindi non so cosa io possa dire a questo punto. Allora, sono solo... Spero che possiamo andare avanti. Ma possiamo andare avanti fino alle 16.05, quindi a un 7-8 minuti. No, ma sarò molto rapida, perché naturalmente qualunque cosa io volessi aggredire a questo punto diventerebbe un sasso lanciato nello stagno rispetto al quale avrei anche difficoltà, e sembrerebbe più una provocazione che un invito a una discussione. Allora, devo dire, capovolgiamo quello che si fa generalmente, iniziamo col dire tutte,
diamo per scontato che la compattezza del grosso gruppo si è rivelata tale nella presentazione di un gruppo di lavori che penso non ha eguali in altre discussioni. Io ho ricevuto 120 pagine, sfido altri di Scassant ad aver ricevuto con tanta materia prima. Detto questo, però, a fronte quindi di una ricchezza di materiale, e dico alle persone presenti qui stasera, di cui tutti i colleghi che hanno parlato hanno potuto esprimere solo una parte, solo a volte il distillato, lasciando sullo sfondo tutta una serie di questioni e di problemi. Ecco, quel che ho faticato di più, però, in tutta sincerità, è a trovare la compattezza del panel. Perché qui, per ragionare con voi di tutti gli elementi messi sul piatto, ci vorrebbero degli esperti davvero di settore, perché toccate aspetti particolari e generali, quantunque gli attori storici siano spesso gli stessi, la Banca d'Italia, lo Stato, alcune grandi figure, il ricorso al nome di Beneduce, Guarnieri, tutte figure di primissimo piano, per ciascuno dei quali adesso occorrerebbe qui una piccola medaglietta, non a memoria ma a sopravvalutazione di tutta una serie di questioni che sono state poste in essere. Che dire, non ne faccio una questione particolare, però in alcuni casi, avendo letto e non soltanto ascoltato i vostri contributi, direi di rafforzare con maggior chiarezza, con maggior lucidità, l'ipotesi che sta a monte della vostra ricerca, la direzione che la vostra ricerca vuol prendere. Fernando, che è l'ultimo ad aver parlato, è quello che, ma lo ha dichiarato con molta sincerità, avendo già lavorato molto su questi temi, ora cerca di inerpicarsi in alcuni aspetti particolari e ben più chiari di questa vicenda che vuol ricostruire. Inizio proprio da lui, molto rapidamente, alcune cose in ordine sparso. Allora, intanto potrebbe essere interessante confrontare il caso italiano con i modelli politici ed economici riguardanti il rapporto fra lobby e decisori. La bibliografia naturalmente è sterminata, a partire dal libro famoso di Marco Olson sulla logica dell'azione collettiva. Poi Fernando ha parlato delle dinamiche, dei processi di mediazione all'interno delle organizzazioni padronali e come queste siano state, insomma, sono fondamentali per capire l'apporto di queste alle scelte politiche. Ecco, vorrei invitarlo a non circoscriverlo unicamente all'attività degli uffici economici. Ecco, allargherei un po' il campo. Certo, lì ragioniamo di un nucleo di teste pensanti, ma lo allargherei. Mi sembra che risulti un poco sacrificato dalla relazione ascoltata il rapporto con le altre rappresentanze di interesse, in modo particolare con quelle dell'agricoltura, che piaccia o non piaccia, hanno in Italia un loro ruolo. Una considerazione che faccio per la relazione di Fernando, ma che può essere estesa a molti di voi, visto che un altro dei grandi personaggi richiamati nel corso della vicenda è Alberto De Stefani. Ecco, a volte il periodo di De Stefani viene, a mio avviso, un po' troppo rigidamente etichettato come liberista. Eppure lo stesso De Stefani si era dichiarato a favore della tariffa autonoma. Prendetelo in considerazione questo elemento quando si ragiona di un personaggio di tal levatura, sul quale naturalmente sono fioriti studi di vario tipo e c'è una bibliografia e c'è anche un archivio aperto a tutto questo. Altri contributi, mi sembra molto avanzato il contributo di Valerio, che ha cercato di mettere a fuoco un aspetto particolare, l'hanno
1926, attorno al quale questa dinamica di interessi si interseca, si intreccia. Vorrei far notare a Valerio che nella scelta del 26 forse bisognerebbe anche aggiungere, perché benché non sia fondamentale nel ragionamento sviluppato, che il 26 è anche l'anno nella quale si procede alla unificazione dell'emissione. Ecco, ragionare del 26, che sono d'accordo, è stato sovente un tassello un po' marginalizzato dai ragionamenti, tutti abbiamo guardato alla legge del 36 come quella che rompe radicalmente, però ecco, non dimentichiamo che in quel tornante storico per Stringer c'era anche la difficoltà, dopo decenni di trattative, perché era chiaro che gli istituti di emissione fossero tre sulla carta, ma uno in particolare gestisse e prendesse ogni tipo di decisione, però il 26 è anche il punto in cui questa opposizione con i banchi meridionali in qualche modo si rompe e quindi finisce. Ci sono cose che naturalmente, tantissime che non sapevo, la relazione di Giacomo per me è stata tutta un punto di domanda, perché non sapevo niente di questa particolare vicenda, quindi l'ho letta un po' anche con la curiosità di coloro i quali leggono una cosa nuova e si appassionano. Ecco, a Giacomo suggerirei di, alla luce di quanto ci ha raccontato, ed è un caso molto interessante, però di pensare meglio quel scusateci voi per questo prolungamento. Grazie a tutti voi comunque, perché ci avete messo a disposizione una serie di materiali cartacei e di argomenti sui quali ragionare. Ecco, grazie infinite. Buona serata a tutti. Grazie a lei. Grazie a voi, arrivederci. Arrivederci, grazie. Arrivederci, grazie a tutti. Grazie.